Senta Salvini, è vero che Renzi, secondo lei, sta pianificando per andarsene dal PD? Sembra che stia addirittura chiedendo a qualcuno di Forza Italia di unirsi a lui. Ma Carfagna in primis, che ne pensa? Penso che questo governo sia figlio di un enorme imbroglio e Renzi sia uno dei protagonisti di questo imbroglio, e penso che né il PD né i 5 Stelle avranno gran fortuna per questo imbroglio. Quindi quello che faranno Renzi, Di Maio, Zingaretti, La Boschia, ecco, sarò sempre più spesso a Roma, non solo in Senato a fare il senatore, ma anche in città, perché questo governo della truffa vede anche l'accordo del duo sciagura per Roma e i romani, Raggi e Zingaretti. Scusi, se Roma è conciata come è conciata, è grazie alla Raggi e grazie a Zingaretti. Parte di Forza no, Italia, piuttosto che stai con lei, se uno è alternativo alla sinistra, è alternativo alla sinistra, punto. Beh, la sua cosa è stata un po' però forse dagli alleati di centrodestra non è stata accolta come sperava lei. No, sono assolutamente d'accordo e ne avevo parlato con entrambi. Quale centrodestra pensa lei? L'altro giorno ha visto Berlusconi. Allargare, coinvolgere energie, liste civiche, sindaci, associazioni, comunità. Andare oltre le vecchie sigle e i vecchi partiti. La manifestazione del 19 ottobre sarà l'esordio di questo nuovo modo di far politica.